Ciao ragazzi e bentornati su Final Fantasy VIII Remastered. Troviamo di nuovo Squall sul letto e spesso in questa serie abbiamo iniziato una puntata con una scena simile, ma questa volta la domanda è difficile, sarà davvero finita? Il nostro protagonista si chiede se effettivamente il pericolo sia scomparso più volte durante la guerra dei Garden che ha occupato gli ultimi due episodi. È stato detto questa è la battaglia finale, ma noi giocatori sapevamo di avere ancora all'interno del nostro scrigno due dischi ancora pronti per essere esplorati e vissuti. Quindi noi lo sappiamo che non è finita. E siamo ben lontani da un lieto fine, visto che Rinoa nell'ultimo scontro, al termine dell'ultimo scontro, si è accasciata a terra priva di sensi. Non sappiamo altro riguardo a lei, ma sappiamo che Edea è tornata in sé. Infatti è evidente che non era arbitra delle proprie azioni, era controllata da qualcun altro. Ne sapremo di più durante questo e i prossimi episodi all'interno del disco 3, in cui avremo sempre più risposte, anche se la partenza di questo disco 3 non è comparabile, devo ammetterlo, rispetto a quello del disco 2 che ci catapultava immediatamente in un onirico sogno di Laguna. Qui ci arriveremo, perché i sogni di Laguna non sono finiti, ma abbiamo tante piccole cose da fare ancora nel Garden di Balamb. E poi dobbiamo migliorare le nostre armi, abbiamo trovato diverse riviste armi mese e oggettivamente sono un po' antiquate quelle che teniamo in mano. Comunque, procediamo nei pensieri di Squall. Cos'è successo? Si alza, è nervoso, forse non riesce neanche a dormire, pensa a Rinoa. Rinoa in effetti è svenuta. È in uno stato quasi di coma. La troviamo dopo una lunga transizione sullo stesso letto in cui Squall si trovava all'inizio del gioco. Squall, mi stai sentendo? È Quistis che ci chiama alla radio. Dirigiamoci immediatamente verso la casa di Edea. Questo è il nostro prossimo obiettivo. La strega Edea, la madre, sembra sia tornata all'orfanotrofio. Non possiamo purtroppo parlare con Rinoa, non possiamo interagire in nessuna maniera, percepiamo i pensieri oscuri che girano nella testa di Squall. Attenzione perché nell'ultima parte del secondo disco il suo affetto verso di lei, che prima sembrava quasi uno spauracchio per lui, è tornato prepotente e adesso il timore di non poter più sentire la sua voce lo attanaglia. Ci muoviamo verso il ponte di comando del Garden. Dovremo poi decidere la rotta, ma in realtà ho ancora un paio di cose da fare qui, anzi più di un paio. Sono cose che ci siamo lasciati indietro, a dire il vero, cose che ho deciso di fare in un secondo momento, alcune invece si sono sbloccate proprio soltanto adesso, quindi sfrutteremo questa chance per portarle a termine tutte insieme. Eccoci arrivati al punto di comando, parliamo con Nida e partiamo. Ricreiamo il nostro party con Zell e Quistis. Ecco fatto. Benissimo, siamo tornati in possesso del nostro garden. Il nostro obiettivo sarebbe la casa di Edea, ma come vi dicevo, tante cosine da fare. Tra queste, un pesante, pesante farm. Un farm che porterà tutti i nostri GF, anche i tre che abbiamo acquisito ultimamente, al massimo delle loro potenzialità. Quindi contate fino a tre. Rieccoci, avete contato fino a 3? Ebbene, in questi 3 secondi io ho portato a palla tutti quanti. Vedete? Sia Pandemon che Cerberus e anche Alexander. Mamma mia, quante cose che ho fatto! Oltretutto, piccola nota, io sono tornato, ho ricaricato e ho sconfitto nuovamente Cerberus con l'intenzione di assorbire da lui i 300 triple di cui parlai nello scorso episodio, ma il mio livello era troppo basso. Ero al 29, bisognava arrivare davanti a Cerberus al 30 per poter assorbire da lui i triple. Allora ho utilizzato l'abilità di Alexander Elb Mag Class 2 per trasformare
tutti i miei double, poi ne ho creati degli altri, in triple, quindi adesso ho sia triple che double, all'interno delle magie dei miei junction. Bene, oltretutto ho anche farmato gli oggetti necessari per creare qualcuna delle armi che abbiamo trovato nelle nostre riviste Armi Mese. Ma attenzione, abbiamo trovato Armi Mese 8, ma non ancora il 7. Incredibile, il 7 è proprio qui, lo andiamo a prendere immediatamente. Si trova nella zona di addestramento. È una zona che noi abbiamo visitato più volte, ma parecchie anche, eppure non era mai stata presente quella rivista. La troveremo soltanto adesso. E completerà la nostra collezione, ci mancherebbe ancora soltanto una di queste riviste, che troveremo in una situazione particolare. Comunque, Armi Mese 7 si trova qui. Eccola qua. Armi Mese 7. Perfetto. E ora facciamo un salto al paese di Balamb. Io ho portato già il Garden lì vicino. Andiamo a fare visita al negoziante e vediamo cosa riusciamo a creare tra tutte le armi disponibili, quelle che conosciamo, quelle che abbiamo appreso in questa rivista, vagliando anche le possibilità che ci può dare tutto il nostro inventario, che intanto io ho ingrandito ulteriormente grazie a un intelligente e mirato farm. Eccomi a Balamb. In realtà noi non abbiamo ancora letto alcune delle riviste Armi Mese. Andiamo a cercarle e diamoci un'occhiata. Le ordiniamo. Ecco qua, Armi Mese. Vedete, noi abbiamo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adesso noi dovremmo avere praticamente tutta la collezione a disposizione. È una collezione che parte dal 3. Armi Mese ha una numerazione che fa riferimento al mese, quindi il terzo sarebbe quello di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto. Armi Mese 8 è di agosto. Comunque, diamo un'occhiata agli ultimi due Armi Mese che abbiamo trovato. Twin Lance è un gunblade a doppia lama con fessura centrale, pesante e poco maneggevole, ma quando colpisce non perdona, grazie alla sinergia delle due lame. Rising Sun è la versione che ottimizza la potenza di Boomer Fritz. Lame dentate sostituiscono quelle lisce laterali. Provoca tagli netti e profondi al nemico. Lo abbiamo alleggerito e reso più versatile. Risultato? Bismarck. Fucile molto maneggevole, ma dal contraccolpo violento. Per utilizzarlo ci vuole una notevole forza fisica. Crescent Wish. È un nunchaku dalla forza considerevole. È adornato di lune e stelle, immagini metaforiche della sua potenza, che ad ogni colpo scaraventa in aria il nemico. In Armi Mese 8 troviamo un'arma molto simile per Squall, Crime and Penalty, versione sofisticata di Twin Lance. È il gunblade più potente del momento, solo Lionheart, presentato nel numero 1, può reggere confronto. Allora, il numero 1 in questo caso si rifà proprio al numero 1, non a gennaio. Se per esempio 17 anni fa fosse stata pubblicata la prima rivista, quindi quella proprio col numero 1, oggi questa numerazione sarebbe in realtà molto alta. Ciononostante il gioco ci presenta le riviste che abbiamo trovato con Squall con la numerazione del mese, quindi avremmo potuto arrivare fino ad Armi Mese numero 12 per poi riniziare con un Armi Mese numero 1 che sarebbe stato quello del gennaio successivo. Comunque, gli Armi Mese finiscono con l'8, quindi con l'uscita di agosto. Fra i guerrieri pare che il colore rosso vada di moda e che l'equipaggiamento protettivo rosso sia il simbolo di temerarietà. Ecco allora gli insuperabili guanti purpurei, Air Jades. In questo caso il rosso va bene, ok, è in effetti il colore del guerriero di Final Fantasy 1, ma in questo caso non sono ancora riuscito a raccogliere le pelli di drago, dovrò farmare ulteriormente, quindi questa è un'arma che al momento non riusciremo ancora ad ottenere. Ragazzi, Valkyrie è superato, l'ultimo modello è Cardinal, arma da tiro dal lancio preciso, garantito dalle ali laterali. La più forte delle fruste, Save the Queen, si avvale della potente antenna Malboro, superiore addirittura all'antenna di Ochu, un'arma in sintesi di potenza sterminata. Benissimo!
In realtà l'elemento che ho dovuto cercare impiegando più tempo è stato l'adamantio, che sono riuscito a droppare dagli Adamantoise in una punta in alto a sinistra della mappa sulla spiaggia. Ogni tanto appaiono alternandosi ai Focaral e con una piccolissima probabilità, qualcosa come il 5%, almeno al mio livello. Droppava appunto l'adamantio. Io li ho trasformati tutti in carta in maniera da non avere aumento di punti esperienza. Un altro elemento che ho avuto difficoltà a trovare è il biocristallo. Il biocristallo si ottengono tra i vari altri metodi, anche trasformando 10 carte che vengono giocate abbastanza regolarmente dal ragazzo del Team Trap alla mensa. Quindi ho giocato parecchio a carte con lui. Ho ottenuto anche un sacco di carte Marlboro che mi sono servite per avere le antenne di Marlboro. Quindi andiamo dal negoziante. Buongiorno. Allora, Squall, Crime and Penalty. Abbiamo veramente tutto, sia la scheggia Stella, il guscio di Sauro. Vedete che ho veramente un sacco di materiali. Tac. Passiamo a Zell. Vedete? Zell non avrà l'Air Jace. L'adamantio ce l'ho, la pelle di drago mi manca. Peccato perché purtroppo avevo un sacco di pelle di drago, ma l'ho sprecata trasformandolo ulteriormente, quindi sono stato abbastanza stupido. Irvine, Bismarck, tubo di ferro, dinamo, vite, tutta roba che ho in grosse quantità. Perquistis, la Save the Queen, ecco qui quella che mi ha dato più problemi. Proprio per il biocristallo, che vedete, ne ho soltanto 4 su 4, quindi in questo caso andremo a utilizzare tutti gli ingredienti per creare quest'arma che però oggettivamente evidenzia un aumento di caratteristiche piuttosto importante. Per Rinoa abbiamo già un riferimento della Shooting Star, ci mancano due biocristalli, farmerò ancora, ma Rinoa non lo userò spesso, quindi mi accontento momentaneamente del Cardinal, torneremo poi a farmare biocristalli, ne otterremo altri due, giocando e giocando e giocando a carte fino a che arriverò ad averne un'altra coppia pronta. Per finire, Selphie, avremo già la possibilità di prendere la sua arma finale, Strange Vision, ma noi abbiamo soltanto letto armi mese 8, quindi Crescent Wish. Sprecando il nostro unico anello vitale, zanne di drago ne avevamo soltanto due, quindi una l'abbiamo usata e una l'abbiamo ancora nel nostro inventario. Molto bene, a questo punto, un'altra cosa che volevo fare già da parecchio è dare un'occhiata ai miei oggetti per vedere se qualcuno di loro può insegnare qualcosa a Quistis, perché ricordiamoci, Quistis è una maga blu. Noi abbiamo ignorato per un sacco di tempo la possibilità di insegnarle dei nuovi colpi. Ragnatela l'avevamo già usata, adesso io ritenterò di utilizzare alcuni oggetti che avevo già usato per essere sicuro di non mancarne neanche uno. Idrocristallo già usato, missile l'avevamo preso nelle prigioni, avevo cercato di prendere un missile nelle prigioni e poi mi ero dimenticato di insegnarle micromissili. Fluido misterioso, questo l'abbiamo già insegnato. Mitra, antenna Malboro, sistema Z. Ok, multidifesa. Il sistema Z si ottiene transcardando 10 carte Behemoth, quindi un minimo di farm. Io l'ho fatto praticamente senza accorgermene mentre cercavo i biocristalli. L'ultima tappa che volevo fare, anzi avrei dovuto farla anche prima, per trovare questa enorme struttura dove ha combattuto il Supremo Norg, avremo visto una specie di bozzolo. Adesso il bozzolo si è aperto, lasciando intravedere anche una specie di fonte energetica. Ci sarà bio là dentro. Parliamo con gli Shumi che sono qui. Piacere, sono un viaggiatore, vengo dal villaggio di Shumi. So che Norg, uno del villaggio, vi ha arrecato dei problemi. Sono venuto a chiedervi scusa. Gli esseri umani non cambiano aspetto in base al loro cuore. Ma noi Shumi sì, Norg era uno di noi una volta e il suo cuore corrotto l'ha mutato così. Sì, abbiamo quindi le scuse del popolo degli Shumi, ma Norg è cambiato, si è trasformato ed è letteralmente sparito. Non sapremo più nulla di lui per tutto il gioco. Quindi rimane un mistero per Final Fantasy VIII, quello che è successo al Supremo Norg. Bene, io al momento ho finito.
Bene, io al momento ho finito le cose che volevo fare qui nella zona di Balamb. Possiamo dirigerci in effetti alla casa di pietra, all'orfanotrofio dove ci aspetta Edea. Eccoci arrivati alla casa di pietra. Non l'avevamo più rivisitata perché il Garden di Galbadia ci aveva attaccato, ma adesso possiamo rientrarci e troviamo Irvine e Selphie. Vai, Squall, io vengo dopo, non ti preoccupare. Ci vogliono lasciare da soli. Ci sono tante cose che voglio chiedere alla madre. E ci muovremo in quello che rimane, perché vedete, manca il tetto addirittura. Sì, si vede addirittura all'esterno. Arriva il preside che intanto era sparito dai radar e è in effetti tornato qui. Bentornati ragazzi. Siete arrabbiati? Capisco, capisco. In effetti era svanito dopo la questione Norg. Era letteralmente andato via, non l'avevamo mai più visto. Non ho fatto altro che fare bei discorsi nel momento del bisogno, me ne sono andato. Ma cercate di capire, se aveste perso, sareste morti. Se aveste vinto, sarebbe morta mia moglie. In entrambi i casi sarebbe stata una situazione insopportabile. Pensate di me quello che volete, ma perdonate Edea, vi prego. E se ne va, intanto qui per terra, un Timbermaniax. Ecco fatto. Proseguiamo. Ecco, il preside c'è proprio Edea. Dobbiamo perdonarla, lei ci chiede di perdonarla. Vi ho cresciuto come miei figli. Come ho potuto mai? Capiamo cosa provi, dice Squall. Anche noi abbiamo combattuto sapendo chi eri per noi. Madre, siete Sid, non potevate rinunciare a combattere. È vero, era il nostro scopo. Siete stati magnifici. Ma non è ancora finita. Ecco la risposta alla domanda di Squall. In qualsiasi momento io potrei ancora. Sì, potrebbe ancora essere posseduta dalla volontà di qualcun altro. Sono stata manovrata tutto questo tempo. Ed è solo colpa sua. Lei mi ha manovrato, la strega Artemisia. Quella che è l'antagonista principale del gioco spunta soltanto all'inizio del terzo disco. Il suo nome compare solo qui. Artemisia è una strega del futuro. Una strega di un futuro lontano, molte generazioni dalla nostra. Lo scopo di Artemisia è di trovare il Lione e impadronirsi della sua forza misteriosa. Io conosco bene il Lione. Artemisia è una strega molto potente e il suo cuore è pieno di odio. Non potevo permettere che il Lione cadesse nelle sue mani. L'unica cosa che potevo fare era arrendermi ad Artemisia e perdere il controllo della mia mente. Ecco la spiegazione. Perché Artemisia all'interno della mente di Edea non ha trovato le risposte, perché Edea si è arresa totalmente, eppure Edea aveva delle risposte, ma Artemisia non le ha trovate, anzi, le ha cercate da noi, ha fatto catturare Squall e ha cercato di estirpargli informazioni sui Sid e su Elione. Era l'unico modo per poter salvare Elione, perché Edea sapeva dov'era, o almeno sapeva come trovarla, e il risultato, ma lo avete visto coi vostri occhi. La strega apparsa a Galbadia era in effetti Artemisia dentro il mio corpo. Quindi il nostro nemico è una strega del futuro che ha usato un qualche potere per poter possedere Edea nel presente. Artemisia non ha ancora raggiunto il suo fine. Temo che possa ancora utilizzare il mio corpo per i suoi malvagi piani. Questa volta voglio resistere, ma se non funzionasse, dovrei vedermela con voi di nuovo. Vi prego, aiutatemi. Ma come possiamo fare? Avete mai sentito parlare della strega Adele? Pochino. È la strega che regnava su Estar durante la guerra delle streghe. Gli abitanti di Galbadia credevano fossi io che avevo ricevuto i poteri da Adele. Ma non è così. Ho ricevuto i miei poteri da una strega quando avevo 5 anni. Questo significa. La strega Adele è ancora viva. Temo che Artemisia abbia liberato il mio corpo per un solo motivo: usare il corpo della strega Adele.
È un po' tante informazioni che arrivano tutte assieme nella mente del povero Squall. Ok, ho cliccato il quadrato invece della croce e quindi ho cercato di giocare a carte con lei, ma non è questo il momento, continuiamo il discorso. La strega Adele ha sempre usato la propria forza per fini personali. Se Artemisia del futuro trasferirà la propria forza e rabbia in Adele, il potere generato sarà inimmaginabile. Quindi dovremo impedire che la strega Adele venga posseduta come è successo ad Edea. Vediamo cosa ci dice il preside Sid. Ascolta bene quello che Edea ha da dire. Non sappiamo se sarà posseduta di nuovo. Ecco quindi che si rivela un antagonista nuovo di Zecca all'alba del terzo disco. Squall, lasciamola finire di parlare. Ho sentito abbastanza. So che quello che ci deve dire Edea è importante, ma Rinoa... Madre, capisci cosa è successo a Rinoa? Squall sta pensando a Rinoa. Quella ragazza vestita di azzurro? Me la ricordo vagamente, cosa le è successo? Lui fa facepalm perché tutto questo discorso sulle streghe l'ho toccato relativamente. Lui sta pensando esclusivamente a Rinoa, ha la mente confusa. Era con noi quando abbiamo combattuto con te, poi d'un tratto il suo corpo era freddo e non si muoveva più. Rinoa è morta? No, per niente. Scusa, Squall, non posso esserti d'aiuto. Capisco. Ah, in effetti no, perché secondo me avrebbe potuto avere delle informazioni. Squall, capisco come ti senti, ma tu sei il comandante. Gli altri studenti del Garden hanno il diritto di sapere come va questa battaglia. Prendi tutte le informazioni possibili e torna al Garden. Non esiste solo Rinoa, tutti hanno combattuto. Sì, però così non va bene, perché quando lei era in pericolo e tutti combattevano, il mio party, all'unisono, mi ha detto che dovevo andare a salvarla. C'è dell'incoerenza, comunque. Lo so, ma... Non ci sono ma. Ma non è una parola che un capo può dire. E Squall fa puntini puntini e tira un pugno contro un mattone, gridando «Maledizione!». Non è la prima volta che ha questi scatti di ira. L'obiettivo di Artemisia è il lione. Qui si alternano le frasi di Edea con i pensieri di Squall. Noterete che le frasi di Edea parlano di quello che dovrà essere la nostra missione, mentre il pensiero di Squall è rivolto esclusivamente a Rinoa. La vidi per la prima volta il giorno che divenni Sid, poi a Timber. È il misterioso potere di Elione, mandare la coscienza della gente nel passato. Così Artemisia vuole usare il potere di Elione. All'inizio litigavamo soltanto, ma le cose, poco alla volta, erano cambiate. Ho capito, Artemisia vuole mandare la propria coscienza nel passato. E cosa vuol fare nel passato? Mi guardava sempre, e se la guardavo anch'io, i suoi occhi splendevano. Compressione temporale. Questo è un concetto importantissimo per questo gioco, eppure Squall ha la testa da un'altra parte. Compressione temporale. Mi faceva sentire bene. È una magia temporale, comprime passato, presente e futuro. Che ne sarà del mondo? Che ne sarà se avverrà una cosa simile? Rinoa, dammi un'altra possibilità. Non posso immaginare un mondo dove c'è la compressione temporale. Ehi, Squall! Squall torna in sé. Quel nero di sfondo era proprio perché probabilmente era come se i suoi occhi fossero chiusi. Non stavi ascoltando. Insomma, dobbiamo fare in modo che Artemisia non trovi Elione. Sì, ma... Dobbiamo tornare al Garden, dobbiamo avvisare tutti. Ascolta, anche noi siamo in ansia per Rinoa. Irvine capisce quello che passa per la testa di Squall. Allora potremmo... Asp! No, dobbiamo andare. Prendo una decisione utile per il gruppo, con i suoi compagni che non sanno forse come aiutarlo in questa difficile scelta tra quello che è il suo ruolo e quello che gli dice il suo cuore. Facciamo il punto della situazione. Il nostro scopo è trovare Elione e proteggerla prima che la trovi Artemisia. Sappiamo che Elione è salita sulla nave dei Sid Bianchi. Quindi, prima di tutto, dobbiamo trovare quella nave. Dovremo raccogliere informazioni sulla nave, ma prepariamoci anche a possibili scontri. Quasi ciondola, Squall. La strega Edea è ritornata a casa.
probabilmente non è più un nostro nemico, lasciamola stare. Bene, abbiamo ripreso il controllo di Squall, parliamo un attimo con Quistis. Rinoa è in infermeria, vado a darle un'occhiata anch'io dopo. Allora, io ho un'altra cosina da fare, partiamo. Dovremmo essere ancora davanti alla casa di Edea. Esatto, abbiamo una partita a carte, una partita difficilissima proprio contro Edea. Era quella partita che stavo per iniziare durante il dialogo di Edea che ha polverizzato il pathos del momento. Comunque, siccome non si tratta di una partita facile e sarà veramente dura riuscire a prendere la carta che mi interessa, salviamo all'esterno. Edea ha la sua propria carta e inoltre ha anche la regola mano a caso, quindi sarà un disastro. Proviamo. Proviamo, sì, a cambiare. Mamma mia. Tutto c'ha. Comunque, regole scambio 1, me ne posso anche stare. Carte scoperte. Va benissimo. Ce la proviamo. Non ha usato la sua carta. Bene, caricheremo e ricaricheremo fino a che non avremo una mano buona con lei che gioca la sua carta, che è la cosa fondamentale. Avrei anche una mano buona, ma mi sono reso conto della incredibile capacità di questo giocatore di scovare le somme necessarie per potermi fregare con il plus e coppia. Allora, io adesso sto pensando come fare, sto cercando di mettermi al riparo, ma è davvero imprevedibile questo giocatore. Davvero imprevedibile. Io potrei... Perché è imbarazzante, veramente. Mi sembra di aver vinto e poi all'ultimo mi tira fuori una combo che mi manda al diavolo tutto quanto. Allora, in teoria io adesso dovrei avercela fatta, in teoria. Perché così vado a vincere. Oh, perfetto, ok. Possiamo andarci a prendere, finalmente, la carta di Edea. Mamma mia, è stata una faticaccia. Una vera, vera faticaccia. Una serie di sconfitte all'ultima carta, in cui ero magari in vantaggio di 2-3 punti e con l'ultima giocata Edea riusciva a inanellare coppia plus e tutte le carte inesorabilmente diventavano del suo colore. Molto bene, ce l'abbiamo fatta. Anche questa è andata. Credo che il lione stia viaggiando attorno al mondo con una nave. Se Artemisia decide di avere il lione, non sarà facile per lei trovarla. Parliamo ancora con Edea. Io starò qua ancora un po' con Sid. Se Artemisia si impossesserà di me di nuovo, vi prego, fate qualcosa. Ok, quindi Artemisia non ha gioco facile, ma neanche noi. Come facciamo a sapere dove si trova? Eccoci arrivati in infermeria. C'è la dottoressa Kadowaki? Fai il bravo mentre vado ad aprire l'infermeria. Ti lascio da solo, ok? Proviamo a entrare nella stanza di Rinoa. La troviamo ancora qui? Si china, Squall. La carezza. Rinoa, sei così fredda. Le prova a prendere la mano. Resterai così per sempre. Non c'è niente che posso fare. Rinoa, eri così piena di vita. E adesso non parli neppure. Io mi ricordo che lui era scocciato da quanto Rinoa fosse chiacchierona. Voglio sentire la tua voce. È come parlare al muro. Rinoa, di' il mio nome, ti prego. E crolla al suolo. In un sonno, o meglio, in un altro sogno di laguna. Bene, posizioniamo. Non so neanche se i junction sono giusti. Comunque, noi abbiamo in questo sogno soltanto Kyros e Laguna. Avremmo potuto avere anche Ward. La composizione del party nei sogni di Laguna viene in qualche maniera orchestrata dalle nostre raccolte di Timber Maniacs. In pratica, a seconda di quanti Timber Maniacs e quali abbiamo trovato, potremmo trovare Ward o no durante i sogni di Laguna. In questo caso, per esempio, potreste trovare delle run dove è presente anche Ward.
Nel nostro caso, invece, sarà presente esclusivamente Kyros. Non ne sono sicuro perché ho paura che le cose siano state resettate al termine del secondo disco. Comunque, ci troviamo in una zona innevata. Innevata, quindi io direi continente di Trabia. Ma perché devo fare queste cose io? Proprio non lo so. Perché non abbiamo un soldo. Mi dispiace. Lo so, è colpa mia se siamo stati così a lungo in albergo. Lui ha vissuto un sacco in albergo, spendendo tutti i loro averi, e quindi sono rimasti un po' a corto. E anche questo fattore, il fatto che lui sia tanto stato in albergo, può essere il motivo per cui in quasi tutte le stanze di albergo troviamo Timbermaniacs, che è la rivista in cui lui avrebbe voluto e probabilmente è riuscito a lavorare, perché successivamente nel diario di Selfie abbiamo scoperto che lui era poi entrato come reporter in quella rivista. Ma io non sono proprio capace a recitare, quindi deve recitare. Dai, buffone, lo so che non vedi l'ora. Va bene, presto, prepariamoci. Ma anche quel regista, che tipo? Perché si mette a fare un film con un principiante come me? Probabilmente la mancanza di soldi li spinge a fare lavori, diciamo che non desiderano, anche se Kiros sostiene che Laguna in realtà abbia un carattere adatto a interpretare, quindi, un personaggio. Ho capito, ho capito. Dobbiamo ritenerci fortunati che perlomeno abbiamo trovato questo lavoro. Ma fa sul serio? Dove vado conciato così? Di che ti lamenti ora? Stai benissimo. Andiamo, andiamo. Vedete che c'è un cameraman e c'è Laguna vestito da cavaliere. Oltretutto, questa skin è stata poi ripresa da Dissidia Duodecim proprio per il personaggio di Laguna. È arrivato, però non male. Lei è la coprotagonista. Lavorerà nel ruolo della strega. Molto piacere. Vedete com'è vestita? Vi ricorda qualcuno? E poi ci serve un drago. Oh sì, quello lì dietro è perfetto. Parla di Kyros. L'attore che doveva fare il drago si è ammalato. Puoi indossare quella maschera da drago lì dietro? Devi solo camminare un po'. Il tutto a pagamento, si intende. Se proprio lo devo fare. Annuisce. Farà la parte del drago. Bene, spostiamoci di qui. Dicevo, se riconoscevate l'abito della coprotagonista, dovrebbe interpretare una strega, ma è vestita come la regina delle carte. Kyros intanto urla. Chissà cosa gli è successo. Bene, cominciamo. Scena 12. La strega disperata. Pronti? Azione! Oh, prode cavaliere, salvami da questo drago malvagio, ti scongiuro. Oh, la salverò io. Accidenti, mi sto innervosendo, quindi gli arriverà anche il crampo alla gamba. E poi chi l'ha più usato un Gunblade da dopo l'addestramento? Si farà così? E fa una mossa a caso con quest'arma. Buona! Bene, ragazzi, il doppiaggio lo facciamo dopo. Ora in scena il drago. No, no, ferma tutto, il drago ho detto. Ah, eccolo. Si sente dei passi, ecco il drago che sta arrivando. Wow, niente di più realistico, grandioso. Ma era così grande quel costume? Kyros è entrato troppo nella parte. Impressionante, sembra vero. Un ruggito. Un morso. Wow! Ehi, ehi, Kyros, non esagerare. Ma questo è vero! Cosa? Per questo era così realistico. Ehi, questo non è il momento di scherzare. Bene, prode cavaliere, è tutto tuo. E scappa. Oh, prode cavaliere, difendi la tua signora. E scappa anche lei. Cosa? Ehi voi, non lasciatemi qui! Un ruggito ancora. Accidenti! Questo non mi lascerà fuggire tanto facilmente. Provo con il Gunblade. E lo prova ad affrontare. Posso difendermi con il quadrato e attaccare con il triangolo.
Sono pronto, fatti avanti. E c'è una situazione tipo quella che abbiamo avuto recentemente per quello che riguarda il buon Squall. Soltanto che qua i comandi sinceramente reagiscono proprio male. Proprio male. Molto in ritardo rispetto al mio tocco. Infatti muore subito. Non ho finito. Bene, riproverò fino a che non ci riuscirò. Qua non c'è neanche la possibilità di ricaricare con più vita. Quindi ci rivediamo quando riuscirò a farcela finalmente. Beh, ce l'ho fatta tra l'altro con un perfect. Non pensavo, o meglio, nel senso, più o meno sono andato con una prudenza inaudita, ovvero tenendo sempre la parata e facendo l'attacco immediatamente dopo il suo. Però i comandi rispondono incredibilmente male, quindi non è stato assolutamente semplice. Dovevo cliccare diverse volte per poter ottenere il risultato sperato. Ciò nonostante, con la strategia straprudente, addirittura ho inanellato un perfect. Maledizione, non mi lascia andare. Dove diavolo è finito, Kyros? Laguna, mi hai chiamato? Geronimo! Ed ecco che arriva. Scusa il ritardo. Tieni, la tua arma. Bene, ora possiamo cominciare le danze. E quindi fare un bel fight. Allora, aspetta un attimo. Perché dico aspetta un attimo? Perché voglio verificare Junction. Intanto salvo. È fondamentale. Il salvataggio è la nostra grande ancora per non rischiare di perdere tutti i nostri progressi. Benissimo, ho rimesso a posto i Junction. Ho messo come attacco la magia Blizzaga e come difesa elementale proprio la magia Firaga, per evitare che il nostro avversario, che ha proprio attacchi basati sul fuoco, possa massimizzare i suoi danni. Eccolo qua che ci aspetta. Lo affrontiamo e parte la musica di Laguna. Ok, è il caso di attaccare. Ci sarebbero alcune cose che potrei dire su questo fight. Se noi avessimo ottenuto il Guardian Force Tom Barry, avremmo potuto già ottenerlo, a dire il vero. Non l'ho voluto prendere perché voglio fare un giro unico in quella zona e ci tengo a farlo dopo, per vari motivi che poi vi spiegherò. Comunque, avessimo già avuto questo particolare Guardian Force, avremmo potuto assimilare dal nostro avversario, alzando il livello del nostro nemico, perché Tom Barry può farlo, avremmo potuto assorbire Meteor e Flare, due incantesimi molto interessanti. In realtà io di Flare ne ho già abbastanza, ne ho già un bel po' che ho ottenuto con le gemme Flare. Invece Meteor è un pochino più difficile da ottenere tramite l'utilizzo del Transcard, eccetera. Quindi ora come ora il nostro nemico, essendo di un livello, mi pare che sia livellato con noi, comunque livello 29 facciamo, perché Laguna è livello 29, ci darebbe soltanto Aero e Fira. I mostri, quando salgono di livello, perché noi saliamo di livello, hanno incantesimi sempre più potenti, e questo Rubrun Dragon avrebbe in un livello più avanzato quelle due magie di cui vi ho parlato, appunto Flare e Meteor. Comunque non ci interessa, lo vogliamo far fuori senza tante storie. L'abbiamo già fatto fuori al terzo colpo, mi pare, al terzo giro, perché siamo davvero potentissimi. Avendo GF Tom Barry avremmo potuto utilizzare un'abilità simile a quella che vi ho appena spiegato, che invece abbassa il livello del nemico, per poter quindi indebolirlo in primis, ma soprattutto evitare di prendere punti esperienza. Ma quanti ce ne sono ancora? Quanti sono? Fuggiamo! Ci dovrebbero essere altri draghi rossi che girano in questa zona. Finalmente siamo riusciti a scappare. Abbiamo raggiunto un picco
Ma che storia è questa? Perché vede all'orizzonte qualcosa, qualcosa che, oltre alla luna, ovviamente, onnipresente, c'è sempre, c'è anche un'altra struttura, una struttura che noi non possiamo riconoscere al momento, ma paradossalmente la Luna ha avuto a che fare in parte con quella struttura, e noi questo lo sappiamo perché eravamo presenti in uno dei nostri sogni. Comunque, noi al momento non possiamo fare altro che guardare all'orizzonte quella specie di obelisco che galleggia nell'aria e sperare un giorno di saperne di più. Sentiamo una voce nei nostri pensieri. Non posso scollegarmi. Chi è collegato con me? Squall, sei tu? Sì. Scusa, quando uso il mio potere speciale, uso la parola collegare. Forse sto dormendo, per questo non riesco a controllarlo. Squall, lasciami usare ancora il tuo spirito. Basta, lasciami tornare indietro. Insomma, qui non c'è. Allora, le frasi che abbiamo sentito prima era Elione che stava parlando con Squall. Elione sta cercando di far rivivere a Squall alcune parti del passato, sperando che possa cambiarlo in qualche maniera. Invece, le immagini che vediamo adesso si rifanno a un altro sogno, diciamo, un'altra visione di quello che è stato un dialogo tra Laguna ed Edea. Insomma, qui non c'è. Cos'è successo ad Elione? È stata rapita dai soldati di Estar. Ho fatto di tutto per entrare a Estar durante il mio viaggio, ma cercano un successore ad Adele. Sì, credo di sì. È tua figlia? Si mette la mano sulla testa, un pochino si vergogna. Beh, a dire il vero no, ma è così carina, mi manca la sua vocina. A me manca la voce di Rinoa. Questi sono i pensieri di Squall. Laguna si guarda intorno. Cosa ti succede? Niente, i folletti. Ha sentito il pensiero di Squall dentro la sua testa. Quindi ha capito che in questo momento c'erano quelli che lui chiama i folletti. Mandami nel passato, mandami dove vuoi, ma fammi sentire la voce di Rinoa. Esiste almeno una possibilità di salvarla? Non si può cambiare il passato. Finalmente l'ho capito. Quando fui rapita, Laguna fece un lungo viaggio per cercarmi. Ma quando Rain morì, lui non poté essere là con lei. Rain avrebbe voluto mostrarle suo figlio appena nato. Lo chiamò forte, Laguna, Laguna. Doveva essere là, ma non c'era e quel momento purtroppo non tornerà più. Io posso mandarti nel passato solo attraverso qualcuno che conosco. Mi dispiace. Scusami, Squall. Mi devo scollegare ora. Proverò a parlarti ancora in futuro. Sorella, Elione! Io! E Squall si risveglia. Voglio sentire la tua voce. Si alza in piedi, di scatto. Se tornassi nel passato potrei reincontrarti e cambiare le cose. Il suo risveglio è stato incredibilmente fulmineo. Elione, guarda verso l'alto. Elione, puoi sentirmi? Rimandami nel passato, rimandami a quando è successo tutto ciò a Rinoa. Ma non ci sono risposte. È scollegata. Si siede. Elione, puoi rispondermi? Deve essere sulla nave dei Sid Bianchi. I Sid Bianchi, i Sid di Edea. I Sid di Edea? È vero, Edea dovrebbe conoscere la posizione della nave. Allora potrei incontrare Elione, potrei tornare indietro. Vuole sfruttare Elione per cercare di tornare al momento in cui Rinoa è svenuta e ha perso i sensi. Benissimo, siamo tornati in possesso del nostro protagonista. Al termine di questo episodio un po' convulso, con tante parti che abbiamo fatto in maniera un po' frammentaria, comunque l'importante è essere andati avanti con la storia principale, aver capito forse qualcosina in più sui poteri di Elione e sul passato di Squall. Io al momento vi saluto e vi rimando al prossimo video. A presto, ciao ciao!